Ciao a tutti, se è possibile, lo so, fa caldo, è luglio, però se è possibile condividete, perché quello che possiamo fare è protestare, opporci, raccontarvi quel che stiamo facendo e soprattutto informare, perché qua ogni giorno c'è una notizia che vuole distogliere gli italiani dall'attenzione rispetto alle cose principali. E poi che cosa succede? Succede che 5 minuti fa il ministro Finocchiaro, tra l'altro che è una politica del Partito Democratico che è entrata in Parlamento, se non sbaglio, nel 1987, sono 30 anni appunto che gli paghiamo lo stipendio, è entrata e ha posto la questione di fiducia sul decreto relativo appunto alle banche venete. Che significa porre la questione di fiducia? Significa che impediscono al Parlamento pure di modificarlo, cioè di presentare emendamenti, di intervenire sul decreto. È quel decreto che permette appunto a Intesa San Paolo, una banca privata, di acquisire le due banche venete in procinto di fallire, che sono Banca Veneta e Popolare di Vicenza, al costo complessivo di 1 euro per tutte e due le banche, 50 centesimi Banca Veneta e 50 centesimi Popolare di Vicenza. Ma quel decreto non l'ha scritto il governo, l'ha scritto Intesa San Paolo stessa, che per beccarsi queste banche ha pure chiesto delle garanzie, ovvero 12 miliardi di garanzie di Stato più 5 miliardi cash di soldi nostri, di tutti i cittadini, che sono finiti immediatamente appunto con questo decreto Intesa San Paolo. Noi potremmo fare ostruzionismo sugli ordini del giorno, ma è passata la fiducia, cioè su questo provvedimento il governo mette la fiducia, dice non si può modificare, e se Dio guardi il Parlamento, ma qua la maggioranza è schiacciante, il Partito Democratico, sempre in virtù del premio di maggioranza incostituzionale del Porcellum, perché qua sono di più quelli del PD per una truffa, la legge Porcellum appunto, ecco, se dovesse passare questa legge il governo cade, questo significa porre la fiducia, e questa legge passerà, perché trovano sempre denari appunto a favore delle banche private, però ogni giorno sui giornali, in televisione ci sono polemiche di ogni tipo, sempre organizzate in maniera scientifica per distogliere l'attenzione ai cittadini. Cittadini, la questione importante è che oggi più di tutte è il capitalismo finanziario, più di tutte, cioè i denari pubblici che finiscono nel sistema delle banche private per salvare non tanto le banche, per salvare i banchieri, per salvare quei partiti politici che, pensiamo al caso MPS, hanno spolpato appunto le banche, perché MPS è la banca appunto del Partito Democratico, e anche queste due banche venete che sono state massacrate dai vertici con la complicità della politica, perché queste banche prestavano soldi a Verdini, prestavano soldi a Galan, che è uno del di Forza Italia, non c'è più qua perché è stato arrestato, il vice di Galan in Veneto, pensate, era Zaia, quindi la Lega è coinvolta anche in questo, perché che ha fatto appunto la Lega nel Veneto in questi anni per far sì che non ci fosse appunto questa spoliazione delle banche, e poi deve sempre intervenire Pantalone. Noi abbiamo fatto proteste, abbiamo mostrato questi cartelli, ladri di risparmio, il risparmio deve essere tutelato dal punto di vista costituzionale, noi ci stiamo, perché le banche in questo paese non possono fallire, poi bisogna sempre capire perché si arriva al punto che una banca appunto sta in procinto del fallimento. Allora, se ci mettiamo i denari pubblici, quella banca deve diventare pubblica, e non è populismo questo, in Germania c'è una banca pubblica che fa investimento, che fa prestiti alle piccole e medie imprese, e per quello anche cresce l'economia tedesca, perché esiste una banca pubblica che gestisce determinati denari, li mette nell'economia reale, non è che ci fa speculazione come fanno questi malfattori, questi veramente miserabili, e quindi sostiene le imprese. Allora, dato che ci abbiamo messo con questo decreto 5 miliardi di soldi nostri, che li hanno trovati in 16 minuti di Consiglio dei Ministri, ma c'è qualcosa di più importante? Io le dico, pure gli italiani, un minimo, si devono interessare, ripeto, lo so, è estate, siamo tutti stanchi, un anno di combattimenti, magari la gente ha voglia di stare leggera e svagata, ma qua sono soldi nostri, e ci dicono non ci sono i soldi per la salute, non ci sono. Che fine hanno fatto le ricostruzioni del terremoto? Qua non si parla più del terremoto, dei disgraziati che vivono quel dramma, che fine hanno fatto? Non ci sono i soldi per aumentare le pensioni minime, non ci sono i soldi per diminuire magari le tasse universitarie, perché ci stanno tanti ragazzi che scappano dall'università perché non ce la fanno, non ci stanno i soldi, dicono, per il reddito di cittadinanza, è assurdo, non si riescono a trovare i soldi, poi in 16 minuti hanno trovato 5 miliardi di euro che hanno regalato a Banca Intesa, che si è beccata 5 miliardi di euro e le parti buone di due banche al costo di 1 euro, 50 centesimi Banca Veneta e 50 centesimi Popolare di Vicenza. Ecco, il Movimento 5 Stelle, se c'è qualche critico qua e non gli piacciamo perché Grillo urla, perché sbagliamo un congiuntivo, perché non lo so, perché un giorno siamo fascisti e l'altro giorno dopo siamo comunisti, sempre, no? Cioè, questo catalogarci in questo modo. D'accordo, ognuno ha le sue idee, ma vi rendete conto che sono soldi vostri che finiscono nelle banche private tramite un decreto osceno, incostituzionale, sul quale ci mette la fiducia una tizia che sta in Parlamento da 30 anni, appunto la Finocchiaro? Vi rendete conto che questo Parlamento ha fatto 12 provvedimenti a favore
favore delle banche private, nessuno a favore appunto dei cittadini che vivono la difficoltà. Vi rendete conto che quattrini per le banche ci stanno sempre, mentre per le urgenze, le emergenze del popolo italiano non si trovano, e non lo so quanto tempo ci mettono per raccimolare qualche milione di euro per darli ai disabili, cioè, è tutto così. Io divento rabbioso quando vedo che ti dicono appunto in televisione i soldi non ci sono, dobbiamo però rispettare i parametri, l'Europa, qua e là, e poi regolarmente quando sta per fallire una banca che loro signori hanno provato appunto, hanno spolpato, i quattrini escono fuori. 16 minuti di consiglio di ministri ci hanno messo, in 16 minuti il tempo di prelevare un banco, ma solo che quel banco sono i cittadini italiani. Ora noi beccheremo le espulsioni, qualcuno dirà che siamo violenti, che abbiamo mostrato i cartelli, li abbiamo mostrati salvadanai, abbiamo provato a impedire all'aula di andare avanti sulla questione fiducia, diranno tutto questo. Se voi ci credete, amen, credeteci, però poi non vi lamentate, perché io non ne posso più degli italiani che si lamentano e basta quando gli fottono i denari ogni giorno e poi non si vogliono informare, perché oppure credono alle balle dei telegiornali, abbiamo salvato i risparmiatori, balle, qua licenzieranno un sacco di dipendenti, sia in MPS. Venderanno, chiuderanno filiali, licenzieranno un sacco di dipendenti anche in Banca Veneta e in Popolare di Vicenza, ci sono piccoli azionisti, obbligazionisti che perderanno denari, perché di questo si trattano, e non è che sono speculatori loro, sono persone che si sono magari fidate perché Consob non controlla, perché Banca d'Italia non controlla, e lo capite che il Movimento 5 Stelle non è legato a questo sistema di capitalismo finanziario, quindi saremo gli unici, qualora dovessimo governare, lo deciderà il popolo italiano, a portare avanti delle leggi utili appunto sulla trasparenza bancaria, perché qua i quattrini che sono finiti in questi anni, forse il Fatto Quotidiano ieri ha calcolato, non lo so, 68 miliardi di euro, qualcosa del genere, sono dei denari incredibili, manovre finanziarie su manovre finanziarie che anziché andare a disposizione appunto sulle problematiche dei cittadini finiscono appunto in questo sistema truffaldino, mafioso, perché poi è un sistema di fatto mafioso appunto legato al capitalismo finanziario. Noi di più non possiamo fare. Cioè non possiamo fare, combattere in Parlamento, andare tutte le piazze in giro, spiegare le cose, scontrarci contro questo sistema di controinformazione, poi capisci perché no? Perché magari pure il Corriere della Sera è legato al sistema bancario, il Corriere della Sera, il 10% delle azioni all'interno del Consiglio di Amministrazione del Corriere della Sera ce l'ha in mano Mediobanca, capisci che il gruppo Espresso De Benedetti ha preso dei finanziamenti dal sistema bancario, da Banca Etruria, da... MPS, capisci tutti questi legami, capisci perché non c'è libertà da parte di alcuni di organi di informazione, perché sono correlati con il capitalismo finanziario, ve l'abbiamo detto la settimana scorsa, lo stiamo dicendo in tutte le lingue, ho fatto un tour che si chiamavano alla bancocrazia, sia al reddito di cittadinanza, per far capire quanti soldi ci sarebbero a disposizione appunto per il reddito di cittadinanza, per alzare le pensioni minime, sulla scuola pubblica, sulla sanità pubblica, se soltanto si fossero fatte determinate leggi sulla trasparenza bancaria, leggi che noi saremo in grado di fare perché non siamo legati a questo sistema. Poi per carità, ripeto, lo decideranno i cittadini italiani, noi stiamo dando il massimo sotto tutti i punti di vista. Ora hanno messo la fiducia, quindi oggi il Parlamento non lavora, non può intervenire su questo decreto sulle banche venete, non possiamo presentare degli emendamenti, non possiamo fare delle modifiche perché la Finocchiaro ha messo la fiducia, e significa che tutto è bloccato, e domani pomeriggio si voterà appunto su questo decreto il voto di fiducia, quindi un voto soltanto, e non è che il governo cade su questo decreto, oltretutto in una Camera dei Deputati che ancora maggioranza schiacciante del Partito Democratico, che pure si è preso qui meno voti del Movimento 5 Stelle, cioè il doppio circa dei parlamentari del 5 Stelle, perché si è beccata il premio di maggioranza del Porcellum, della vecchia legge elettorale, giudicato incostituzionale, cioè illegale, truffaldino. Vi rendete conto? Queste sono le istituzioni. Noi stiamo combattendo. Io sono veramente fiero di come ci stiamo comportando. Però certo i cittadini italiani tutti quanti si devono assumere la responsabilità. Chi ci odia, ok, continuate ad odiarci, ma almeno tenete in considerazione il fatto che il Movimento 5 Stelle vi sta provando a difendere i soldi, stiamo provando a difendere il risparmio dei cittadini italiani, lo facciamo restituendo tanti tanti soldi, lo facciamo non prendendo un euro di rimborso elettorale, lo facciamo rinunciando a una serie di privilegi ai quali mai nessuna forza politica ha rinunciato, e soprattutto difendendo i risparmi dei cittadini, opponendoci a questi decreti, opponendoci ai regali di Stato alle banche private. Ripeto, se ci mettiamo i soldi noi cittadini con le nostre tasse, allora quella banca ce la prendiamo noi, la nazionalizziamo. E permettiamo attraverso questa banca di dare finanziamento alle piccole e medie imprese italiane per farle ripartire, per rinnovarle, per creare start-up. Questa è la nostra visione di politica e per quello ci stiamo opponendo e per quello stiamo combattendo. Se potete diffondere. Ciao dalla Camera dei Deputati.